bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero stiate tutti bene. Io mi faccio rivedere dopo una dozzina di giorni di assenza. Capita ogni tanto, lo sapete, magari per motivi lavorativi. In questo caso sono stata in ferie, tutta la scorsa settimana mi sono totalmente riposata e detossinata, riposata dal lavoro, perché in realtà ho fatto qualche giornata a Genova in cui ho concentrato incontri con amiche, famiglia, tutto quello che potevo riuscire ad incastrare, e il resto della settimana siamo andati su in montagna a Livigno. Precisamente io non c'ero mai stata, un posto magnifico, abbiamo camminato tantissimo con i cani, mangiato benissimo e mi sono veramente rilassata al massimo delle mie possibilità e sono molto contenta. Questa settimana ho lavorato, sono ripartita a pieno ritmo, la settimana appena conclusa, e quindi non sono riuscita né prima a portarmi avanti con i video né tornata dalle ferie con calma a registrarvi qualche contenuto. Mi sono presa qualche ora questa mattina di dedicare del tempo appunto al canale, così almeno riuscite ad avere un po' di continuità in quelli che saranno i prossimi giorni e a pubblicarvi un po' di video. C'è una giornata meravigliosa, un sole pazzesco, mi vedete abbastanza illuminata bene, ma ho dovuto tirare giù le tapparelle perché il sole non dà la casa, io non potrei essere più felice di così. Quest'oggi, come avrete letto dal titolo, video dedicato alla spesa che ho fatto da risparmio casa. L'ho fatta un po' di giorni fa, ma sul volantino trovate ancora la maggior parte delle offerte che vi faccio vedere. In ogni caso alcune cose le ho prese con un minimo di sconto, quindi non per forza sono dei prezzi wow, ma volevo fare un po' di scorte e tornata dalle ferie avevo necessità di prendere un po' di cose, quindi adesso ve le faccio vedere tutte. Come al solito, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche e, se volete, di seguirmi anche su Instagram, perché quando mi vedete assente qua, e molte già lo fate, su Instagram mi vedete tutti i giorni, quindi condivido anche lì tante belle fotine, tante storie e quello che ho fatto ad esempio anche durante le ferie. Detto questo, senza perdermi troppo in chiacchiere, che sarà una giornata di riposo perché oggi sono di riposo dal lavoro, di riposo perché per il resto farò mille cose, direi di iniziare subito con il reparto carta, comunque carta per la casa. Ho trovato un po' di scorte, di offerte per quanto riguarda delle scorte di tovaglioli, carta, che devo dire a marchio risparmio casa sono sempre molto convenienti. 99 centesimi maxi scorta di tovaglioli, questi sono quelli bianchi classici a un velo, perché io preferisco i monovelo, non c'è mai scritto quanti siano, secondo me sono 300, confezioni forse da 250-300 tovaglioli, quelli classici bianchi, senza tante stampe, senza decori, vanno benissimo. Col monovelo ovviamente mi sembra anche, non mi sembra, c'è un risparmio e uno spreco minore, quindi è quello che c'è, un risparmio maggiore, uno spreco minore, è quello che mi interessa proprio per avere il tovagliolino ai pasti. Sempre marchio risparmio casa, ho preso l'asciugatutto, due maxi rotoli, due veli, asciugatutto in pura cellulosa, con speciale trama, asciuga e assorbi, 99 centesimi. Sono quelli che utilizzo per alcune pulizie in casa, magari del piano cucina piuttosto che di qualche vetro, anche se di solito i panni, vanno bene per i fritti, insomma è la carta da cucina classica, conveniente, non è spessissima ma mi va bene perché io la devo mettere al portarotolo da parete, quindi se prendo i maxi rotoli, ancora più maxi di questi, poi non ci stanno. Maxi rotoli ho preso invece per quanto riguarda la carta igienica, che ho pagato, se non sbaglio, 1,99 euro, carta igienica 1,99 euro. Io ve ne faccio vedere una confezione sola, ma una l'ho già messa di là in bagno perché senza dubbio questa compatta di risparmio casa è quella più conveniente. Parliamo di maxi rotoli, ma veramente duraturi, e quindi senza anche questi, sono bianchi, lisci, semplici, sono due veli, vanno benissimo e durano effettivamente tanto. Rapporto qualità prezzo ottimo, perché a 1,99 euro, e credo fossero scontati di poco, se no vanno di solito anche a 1,49 euro, me lo ricordo perché ho fatto delle scorte nel tempo, e è perfetta come prezzo per quanto sono grandi i rotoli, anche rispetto magari a Lidl, Eurospin, cioè la compro sempre e va benissimo. E queste erano le cosine relative alla carta. Cura della persona, io vi farei vedere un po' di cose che ho trovato scontate, altre che ho preso nonostante avessero o poco sconto o nessuno sconto, e vediamo un po'. Partiamo dai deodoranti. Allora, sono tornata a comprare questo roll-on, prima vi parlo di lui, della Nivea. Allora, io non sono una patita dei prodotti Nivea, ma questo qui, che è il deodorante Perle & Beauty, 48 ore di protezione, lo utilizzo da secoli, non voglio dire anni, veramente da secoli, mi sono sempre trovata bene, mi piace il profumo che ha.
Io non uso quelli stick, in realtà ne ho uno di Dove che uso per la palestra, però non uso quello spray che non sia proprio gassoso, diciamo. Il roll-on è quello che utilizzo dopo la doccia, che io vado a dormire o che esca e mi mantiene comunque l'effetto profumato e pulito tutto il giorno. Questo di Pelle & Beauty mi piace perché non va a dare profumo, quindi non è una cosa esagerata, si sente soltanto la profumazione di pulito e quindi l'ho sempre comprato, l'ho trovato in offerta a non mi ricordo se 2,69, ve lo dico subito, 2,59, che non è un prezzo, insomma, non è male, a volte anche da Tigotà lo trovo così, perché vi ho fatto tutta questa premessa, perché era da tanto tempo che non lo compravo, siccome mi sto trovando molto, ma molto bene, con i prodotti di Balea comprati al DM. Sono stata al DM nelle ultime settimane, credo 4-5 volte, non hanno più i deodoranti che utilizzo io, quelli senza alcol, leggero profumo di talco, non hanno più né il roll-on né lo spray, e quindi sono ritornata, insomma, quella che sapevo essere comunque una buona soluzione per me. Mi sono fatta poi invece convincere, non so il perché, da Neutro Roberts questa profumazione asciutto, perché poi c'era quello 48 ore, quello per sudorazione ampia, alta, insomma c'era un'ampia gamma di deodoranti spray che a me non interessavano, io ne volevo uno che sapesse appunto di pulito come quello al talco di Balea, e invece mi sono fregata da sola perché era in offerta 2,69 euro. Questo qui io ho visto asciutto, ovviamente non l'ho spruzzato, non l'ho usato in negozio, però ho visto iris e mandorla con puro olio di glicerina, zero alcol, zero alluminio, deodorante spray 48 ore con cotone naturale, fragranza vellutata. Allora, ha un odore che a me quasi nausea, perché si sente. Allora, l'iris, voi direte, certo che è già un profumo, però pensato il fiore di per sé, un pochino floreale, saprà comunque di pulito. Combinato alla mandorla, magari va a smorzare le note floreali. Non lo so che cosa caspita ho pensato quel pomeriggio che sono andata a fare la spesa, ma vi assicuro che è terribile. Cioè, mi sembra quei profumi, ma proprio profumi da anziana, ma molto anziana, e sa di stantio. Cioè, è una cosa che sto utilizzando da spruzzare per dire quando vado a far sport, proprio nel modo di riuscire a terminarlo, e chissà quanto mi durerà. Non mi piace assolutamente, ma non solo non mi piace perché dà profumo, che evito di darmi se poi devo dare i miei profumi, quelli proprio le parfum o de toilette, ma perché non mi piace. Cioè, anche annusato così a me piace zero, e quindi ho toppato questa volta. Peccato perché gli ingredienti erano molto buoni. Note di mandorla, invece sembra proprio una crema alle mandorle, no, non mi piace assolutamente, peccato, cercherò di smaltirlo il prima possibile. Poi ho comprato invece a 99 centesimi due bagnoschiuma. Allora, una è la versione sport, bagno doccia energizzante, muschio e sali minerali della Badedas, che conosciamo tutti. Diciamo che questa è una profumazione più da uomo, infatti è per Mattia, però a me è quel profumo che piace tantissimo, utilizzato anche quando vado in palestra. Quindi ne ho simili di Badedas e anche della Vidal. Sono quelli con profumazioni proprio più fresche, ecco, il discorso dei sali minerali, a volte li trovo anche all'interno della Beyoncé, ecco, che non mi veniva il bagnoschiuma, 99 centesimi comunque l'ho preso. Così come ho preso invece uno shampoo, così passiamo al resto degli shampoo, della Palmolive Naturals, morbidezza e lucentezza con oliva, capelli medio lunghi, 100% olio di oliva naturale, 99 centesimi. Allora, discorsi shampoo, ormai da tempo mi vedete utilizzare quelli di Sunsilk, che infatti ora ve li faccio vedere, e quelli presi al DM. Io ho i capelli liscissimi, proprio naturali. Stamattina mi sono svegliata, mi sono spazzolata e ho iniziato a fare il video, quindi non ci ho dato piastra né nulla. E però, essendo comunque lunghi, ho bisogno di qualcosa di più idratante sulle punte, che utilizzo e vado a cercare con i balsami, anche tra poco parleremo di quelli, e i vari oli, le varie composizioni che mi do prima di asciugare i capelli. E per quanto riguarda lo shampoo, ho bisogno di qualcosa che non appesantisca i capelli, soprattutto ovviamente alla radice, sulla cute, e che però non sia né troppo sgrassante, perché non ho i capelli grassi, e nemmeno poco idratante. Insomma, devo cercare una combinazione precisa.
che ho trovato molte volte al DM, che quindi sto alternando con gli shampoo sensitive. Questo qui io l'ho utilizzato tantissimo negli anni scorsi, ma non lo prendo da un bel po'. Però che cosa faccio? Vado a combinarlo, quindi mi do magari il primo shampoo, che è quello sensitive di Balea del DM, e poi vado a dare lui, che comunque dovrebbe essere appunto un idratante, morbidezza e lucentezza. Tutto questo discorso per dirvi che c'è uno studio per come io tratto i miei capelli, cioè in modo molto semplice, non sono ossessionata ovviamente, però noto tantissima differenza sull'alternare innanzitutto i prodotti, che siano shampoo e che siano balsamo, e anche sul non usare lo stesso shampoo. Cioè, se io uso due volte, io di solito faccio due shampoo, se uso due volte questi shampoo e poi do il balsamo, è diverso che se ne uso uno di una tipologia o uno dell'altro. Questo ormai sono anni e anni di capelli lunghi, e anche più lunghi di questi. In ogni caso vi farò sapere come mi troverò. Questo qui mi ricordo che c'è nella versione anche capelli colorati, che utilizzavo da giovane, da ragazzetta, quando mi tingevo di tutti i colori. Adesso ormai sono tanti anni che ho il mio colore naturale. Parliamo invece appunto dei miei adorati shampoo della Sunsilk, che ho trovato in offerta 1,99 euro. Non è poco, nel senso che io li trovo a volte anche a 1,50 euro, e quando li trovo a 1 euro, 1,19 euro, ne compro una dozzina. Però sono quelli della ricarica naturale, quindi quelli senza siliconi, coloranti, oli minerali, 95% lui e 94% lui di ingredienti di origine naturale. Stiamo parlando di quello con olio d'argan, questo è super idratante, capelli morbidissimi, puliti per giorni, è pazzesco. E l'altro invece all'aloe vera. Questo mi va a dare una sensazione di pulizia ben profonda sulle radici, e sicuramente alleggerisce molto il capello. I miei, che sono a spaghetto così e che essendo lunghi si appiattiscono molto facilmente, la combinazione, come vi dicevo, sempre dei due mi va a dare un bel risultato. Quindi di solito do una volta lui, che va a sgrassare bene, a ripulire bene, e questo invece che va ad idratare. Sunsilk per me sono tutti ottimi, da partire dal balsamo, le maschere capelli, shampoo, cioè li ho sempre adorati tutti. Per quanto riguarda i balsami, però, non li ho comprati perché ne sto finendo uno, sto finendo il balsamo di quello all'argan che ho sotto la doccia, e perché costavano, se non sbaglio, 2,99 il balsamo, e quindi ho detto no, prendo soltanto gli shampoo, poi quando li troverò in offerta, magari da Tigotà o da Piumé, faccio scorte. Una volta erano molto più abbordabili, ecco, le offerte erano maggiori per quanto riguarda Sunsilk. E sono tornata invece, parlando di balsami, ai miei amori, ai miei due amori, che sono stati una scoperta degli ultimi 2 anni, direi. Stiamo parlando di Herbal Essence, altra linea che io amo follemente, farei delle scorte infinite. Sunsilk e Herbal Essence sono, insieme a qualcuno di Balea, i miei preferiti. Herbal Essence promuovo a pieni voti i balsami, un po' meno gli shampoo, ma è un discorso ovviamente mio personale. A 2,88 euro l'uno. Scontati di poco, mi pare di una ventina di centesimi, ma era troppo tempo che mancavano da sotto la mia doccia, quindi li ho ripresi. Ho comprato questo nella versione idrata, capelli secchi, 96% di origine naturale, latte di cocco, balsamo vegano, li trovate nella confezione marrone. Allora, questo ha un'idratazione immensa e dà una corposità al capello pazzesca, veramente. Provatelo se avete magari capelli più secchi, perché comunque sulle lunghezze, anche banalmente un capello lungo che viene spazzolato spesso, ci faccio qualche acconciatura, viene legato e il vento si annoda, è chiaro che ha bisogno magari di un po' più di idratazione da metà lunghezza in giù. Questo è pazzesco, quindi provatelo. L'altro invece è sempre un discorso simile, quindi lì andiamo ad idratare. Qua andiamo addirittura a riparare i capelli danneggiati, 96% origine naturale, all'olio di argan. Abbiamo capito che l'olio di argan ovviamente va bene un po' per tutto, nel mio caso, oltre che creme viso, corpo, mani, ma per i capelli è una cosa, un discorso a parte. E anche lui lo vado ad alternare: una volta lavo i capelli, utilizzo lui, e un'altra volta metto il ripara. Stesso discorso, questo diciamo che lo uso su una lunghezza maggiore, perché comunque va ad idratare anche un po' più in su. Questo va sostanzialmente messo, cioè io lo metto più sulle punte per andare a riparare quelle che sono doppie punte, capelli spezzati, un po' più fragili. Tutti e due, ragazze, rimangono i capelli meravigliosamente morbidi, meravigliosamente lucidi, e mi durano tanti giorni, perché non contenendo siliconi, se io uso un Pantene, faccio l'esempio, un qualsiasi prodotto effetto wow, ma che contiene siliconi, io il giorno dopo i capelli da lavare, ma sono, cioè,
veramente zozzi, quindi questi qui sono per me sempre una garanzia di durata anche nei giorni successivi al lavaggio. A 99 centesimi, abbiamo finito di parlare della testa, parliamo dell'intimo, del sapone intimo. Ho preso due detergenti intimi di questa marca qua della Luxury, che come ingredienti non sono male, li ho trovati in offerta, li ho presi, non ho particolari esigenze, quindi prendo il Venus, prendo il Cilia, a seconda di quello che trovo in offerta lo acquisto. Ne ho presi due diversi, uno è lenitivo, pH, tutti e due pH 5.0. Questo è con acqua di timo, lenitivo, sollievo, delicatezza e sensibilità. Però, ripeto, potevo prenderne anche due di questi, non mi fa grossa differenza. Questa invece è prevenzione quotidiana con antibatterico naturale. Li alterno e li uso entrambi. Tra l'altro sono 250 ml di prodotto a 99 centesimi l'uno, vanno benissimo. Direi di passare ai prodotti per la casa. Ne ho tre qui con me, poi ho due cosine prese al reparto tutto a 99 centesimi e poi concludiamo il video. Parliamo di bucato, l'unica cosa che ho preso per il bucato, perché questi sono degli altri sgrassatori. Ho preso il Napisan, additivo disinfettante, elimina i cattivi odori, azione smacchiante già a 20 gradi, sicuro su colori e tessuti. Allora, additivo igienizzante, disinfettante, io lo utilizzo per tutti quelli che sono gli abiti e i vestiti che utilizzo quando prendo il treno, che sale della gente che ve la potete immaginare, ma chi prende i mezzi pubblici lo sa meglio di me. Capi, teli, copri divano, cucce di Maggie, copri cucce, quindi tutto quello che va a contatto comunque con gli animali, perché va a dare un'azione disinfettante, anche se mi fa molto molto più schifo il treno, senza dubbio, rispetto alla cuccia del mio cane. Però comunque vado a mettere anche questi, banalmente i copri sedili che utilizzo in macchina appunto per Maggie, quindi vado a metterlo lì, e un pochino lo metto anche quando faccio la lavatrice degli articoli sportivi, quindi dei capi d'abbigliamento per lo sport, soprattutto se sono tanto sudati, quindi non se sono cose con cui vado a passeggiare, sono andata a camminare, ma se sono andata a correre e ho sudato tantissimo, o siamo andati in palestra, comunque vado ad aggiungerlo. Chiaramente è un'azione appunto contro i cattivi odori, che è perfetta per quello che riguarda la sudorazione e vestiti per lo sport. Sta uscendo ancora più sole, che meraviglia! E quindi questo vi ho detto tutto quanto, ma non vi ho detto quanto l'ho pagato: 2,99 euro. Sono 1 litro di prodotto, chiaramente va porzionato in piccolissime dosi e quindi durerà tantissimo. Questo non manca mai, io lo compro sempre molto volentieri. Poi abbiamo due prodotti spray. Allora, uno è un prodotto Winnis, del quale non mi ricordo assolutamente il prezzo. Sapete che io ogni volta che posso acquisto la linea Winnis, che mi ha fatto scoprire mia mamma, poi sarebbero venute fuori le pubblicità e tutto, ma lei è una grande fan e utilizzatrice proprio perché tanto quanto me tiene all'ambiente. Questo l'ho pagato 1,75 euro e stiamo parlando di uno sgrassatore. Allora, prodotti Winnis, io utilizzo di solito l'ammorbidente per la lavatrice, utilizzo il detergente per i piatti, quindi quando lavo i piatti a mano. Insomma, in generale cerco di acquistarlo ogni volta che posso, se ho dei prodotti in offerta che sono Winnis tanto meglio, ma in linea generale se ho due sgrassatori, come in questo caso c'era sia scontato lui che lo Chantecler, io preferisco lo Chantecler, però mi andava di prendere proprio questo qui per quanto riguarda appunto la biodegradabilità. Questo è uno sgrassatore universale igienizzante, ideale per tessuti con materie prime di origine vegetali, da fonti rinnovabili, completamente biodegradabili. Niente nickel, cobalto, cromo, per chi anche fosse allergica, non contiene coloranti, non contiene conservanti, è vegano, insomma tantissime cose belle. Bravi voi di Winnis. 1,75 euro, mezzo litro, lo utilizzo come uso il Napisan in casa. Quindi sul tavolo della cucina, sui ripiani della cucina, se non vanno a contatto con gli alimenti in questo caso, tessuti, qua hanno messo appunto il piano cottura, ma io lì ho un prodotto apposito, lo scooter, cioè lo uso un po' per tutto, quindi vado ad igienizzare anche banalmente, vado a spruzzarlo sotto le borse che magari ho appoggiato in terra, cioè proprio quelle della spesa in plastificate e via. Quindi sono contenta di averlo preso. Sempre un po' con azione igienizzante lo sgrassatore, invece questo proprio disinfettante multisuperficie, ho preso un Ajax che non ho mai comprato, a differenza dell'altro che già conosco, ed è l'ho pagato 1,99 euro ed è questo Ajax qui. Fatemi sapere sotto nei commenti se qualcuna di voi lo utilizza abitualmente. Io ho voluto prenderlo per i sanitari.
È un presidio medico-chirurgico. Che cosa significa? Io ho tutti i miei VIM, ho l'omino bianco liquido con candeggina che utilizzo quando vado a ripulire completamente il bagno, però uso sempre un prodotto spray quotidianamente, quindi solo sulla tavoletta, solo sul lavandino, tutti i giorni o più volte al giorno, e questi qui sono quelli più rapidi e che prediligo. Ecco, questo è un prodotto da 600 ml, non l'ho mai provato. Ajax mi piace sempre tantissimo, due azioni in uno, disinfettante e pulizia profonda, elimina muffe, lieviti, batteri, inclusa salmonella, elimina facilmente il grasso per superfici brillanti, senza candeggina e lascia una gradevole freschezza. Vabbè, se l'avete utilizzato, comunque diciamo che un prodotto vale l'altro per quanto riguarda il disinfettante, ma mi fa piacere usarlo, mi sa poi tutto di pulito e appunto igienizzato. Passiamo a due cosine che ho trovato al reparto, 99 centesimi. Ho ripreso i guanti multiuso taglia M, questi qui con le dita colorate, io le chiamo. Tra l'altro c'è la versione in rosa, ma purtroppo quello con le dita fucsia c'è soltanto nella misura S. Io invece ho la M, quindi devo prendere questi blu, e poi c'è la L che sono verdi. Cavolate, però mi piacevano quelli rosa. Ne ho comprati già due o tre pacchi, li sto utilizzando sia in cucina che in bagno e sono ottimi. A 99 centesimi, questi qui, marchio Risparmio Casa. Credo che andrò a prenderne degli altri, perché dico ottimi perché intanto hanno un'ottima presa soltanto nella parte colorata, quindi non scivola niente, sono più resistenti anche all'acqua calda, cioè sembra una stupidaggine, però non sempre mi trovo così bene con i guanti da cucina. Hanno l'antigoccia, quindi non mi gocciolo tutto sulle braccia quando vado a riporre le cose nello scolapiatti, e anche in bagno è perfetto. Sono molto resistenti, non si stanno bucando, ne ho già fatte scorte, ne ho preso un altro. Sempre a 99 centesimi ho preso una lima di cartone che non compro da anni perché ho diverse scorte di Kiko piuttosto che di Wycon quando vado a fare i giretti, soprattutto durante i saldi hanno dei prodottini scontati, quindi le lime di solito li prendo in questi negozi qua. E invece questa mi ha ispirato, c'erano in diverse grane, non riesco ad aprirla, però volevo farvela vedere, per le unghie naturali. Perché? Perché io faccio a casa il semipermanente e da sola, e quindi ho le lime per l'unghia vera, l'unghia naturale, invece quelle che vanno a limare e accorciare il semipermanente. Questa è fasciata, è proprio la classica lima di cartone. Ho pensato anche di mettermela proprio sì, la grana è quella classica, semplice, da una parte un po' più spessa, da metterla nei trucchi e portarmela sempre dietro, perché più delle volte mi si spezzano le unghie quando sono in giro, e di solito ho i Collant, ovviamente. L'ultima cosa che vi faccio vedere per chi ha cani e gatti sono le scorte che ho fatto della Vitacraft, che è un marchio del quale acquisto soltanto cose prettamente naturali, senza schifezze all'interno. Io ho preso, ve li faccio vedere velocemente, a 39 centesimi, scusate, a 49 centesimi, questi sticks per polli che hanno un'altissima percentuale, 95% di carne e pesce. Li ho preso questi qui per la gattina, e poi una sfilza invece di sticks che io do pochissimo a Maggie perché comunque mangia cose il più possibile naturali, ma questi come premietti, come cosina da rosicchiare a fine giornata o quando rimane da sola, a 39 centesimi. Anche questi sono per lo più con carne fresca, pesce fresco, quindi anche questi per Maggie li compro volentieri, 90%, 75%, non ci sono cereali, schifezze all'interno, sono arricchiti con vitamine, quindi questi qui li trovo molto spesso in offerta da Risparmio Casa, se non quasi sempre, e quindi ne faccio sempre un po' di scorte. Ragazze, questo video è venuto lunghissimo, si capisce che avevo tanta voglia di chiacchierare con voi. Spero che lo abbiate trovato interessante. Vi aspetto come al solito giù sotto con commenti, consigli o anche banalmente un saluto, che mi fa sempre tanto piacere. Vi do appuntamento ai prossimi giorni con nuovi video. Shopping, arriva il Black Friday, voglio farvi delle recensioni per quanto riguarda dei prodottini dolci che ho assaggiato nelle ultime settimane, e quindi ci si rivede qua a brevissimo, promesso. Vi mando un bacio, grazie per aver visto il video fino a qua e a presto. Ciao!